giorno dopo le elezioni, i risultati, partiamo nel nostro viaggio nei comitati per vedere qual è il clima. Fratelli d'Italia, primo accredito, andiamo a vedere. Com'è il clima? Contenti? Guardi che sorriso. Ma noi sorridiamo sempre, poi figuriamoci dopo i risultati simili. Vado anche al comitato di Renzi, chissà come l'ha presa. Non lo so, io sono sempre stato, io sono amico di tutti e sono felice per tutti. È facile quando si prende il 28. 29. Andiamo a vedere al comitato Renzi che clima c'è. Ci sono i caffè, ma per il resto mi sembra abbastanza vuoto. Ma non c'è nessuno da Renzi? No, è tutto finito, proprio il partito non c'è più. Ah, ecco, sì. Grazie. Prego. Ma qui abbiamo una conferenza stampa di AVS, Alleanza Verdi Sinistra, alle 11.30 da una parte e una di Elly Schlein alle 12 dall'altra. Ci tocca andare in motorino. Tutt'altro clima al comitato di Alleanza Verdi Sinistra, mi sembra di vedere, no? Beh, un bellissimo clima, non le pare? Lo si respira nell'aria. Per noi è l'inizio, non l'arrivo, è l'inizio di un percorso che ci vedrà crescere ancora molto. Proviamo a prendere l'ascensore con la segretaria. Al comitato del PD c'è aria di festa. Il messaggio è chiaro, Giorgia Meloni, stiamo arrivando. Eccola, la sto vedendo arrivare. Insomma. Hai affinato la vista? Allora. Bene, bene, bene. Adesso cosa cambia? Beh, diciamo che ci sentiamo ancora di più la responsabilità di costruire l'alternativa a questa destra. Siamo nell'ascensore di Forza Italia, andiamo a vedere il comitato, c'è una conferenza stampa di Tajani. È un risultato straordinario. C'è un clima piuttosto festoso, tant'è che mentre Tajani parla qui in conferenza stampa, sulla piazza sono usciti a dichiarare Nevi, Barelli e Gasparri. Sto facendo il giro dei comitati elettorali, ma vedo che c'è un comitato itinerante. 10,2, perché noi abbiamo preso il 9,7 Forza Italia, siamo alleati della Südtiroler Volkspartei. E questo zero? Era quello che dicevate tutti fino a luglio, l'abbiamo settembre. Detto. Lei no. Avete festeggiato? No, perché avendo finito stanotte tardi festeggeremo più avanti. Ma noi, come dice Antonio Tajani, il nostro segretario nazionale, dobbiamo arrivare al 20. Quando arriviamo al 20% festeggiamo. Siamo davanti alla sede del Movimento 5 Stelle, le truppe sono rimaste chiuse fuori, non si apre, anche se Conte aveva detto che ci sarebbe stata una conferenza stampa, per ora non c'è stata, proviamo a citofonare. Non rispondono, rimaniamo in attesa.